Premio David Sassoli, a Palazzo del Pegaso i riconoscimenti per le migliori tesi di laurea. La cerimonia a un anno esatto dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo. Silenti armonie e sorprendenti invenzioni. Inaugurata a Palazzo del Pegaso la mostra di Alberto Martini. A un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, si è tenuta a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio a lui intitolato Miglior tesi di laurea David Sassoli. L'Europa, le regioni e i cittadini, il tema della prima edizione del riconoscimento rivolto a giovani laureati degli Atenei toscani. Il premio ha l'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli, incrociando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra regioni d'Europa. I vincitori sono stati Alice Campolmi, laureata all'Università di Firenze, prima classificata, Filippo Bordoni dell'Università di Pisa, secondo classificato, e Mira Manini-Tiwari dell'Università di Siena, terza classificata. A loro un contributo di riconoscimento rispettivamente del valore di 5.000, 3.000 e 2.000 euro. La mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri. E la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani, ecco. Sì, certamente è un tema molto attuale sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea. E sono infatti grata appunto di questo premio, proprio perché spero che questo tema possa essere messo in luce, ecco. Sono sicuramente molto emozionata e molto grata anche proprio per il fatto che questo premio è dedicato alla memoria di David Sassoli. E questo appunto è un vero onore. Spero che il fatto che questo premio sia, insomma, stato che questo premio possa riuscire anche a contribuire a portare avanti il suo pensiero e anche in modo concreto. È alle possibilità che l'Unione Europea regoli in maniera efficace i diritti dei suoi lavoratori davanti ai cambiamenti della tecnologia. Un tema attualissimo, e un tema legato ai diritti sociali, è qualcosa in cui sicuramente David Sassoli credeva. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Un'edizione che ha visto davvero una larga, ampia, importante partecipazione. Oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa. E questo è, secondo noi, il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. Lui ci ha mandato un messaggio forte, che noi abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa solidale, di un'Europa che è in grado anche di sapersi autoregolamentare meglio. Quello che è accaduto è qualcosa di gravissimo, che mina anche il lavoro di questi anni che David Sassoli ha portato avanti. Era un anticorpo verso chi voleva costruire ponti e verso chi voleva costruire muri. Ha lavorato per costruire ponti e per costruire una politica sobria. Ecco, ci manca anche per questo. A mie spalle c'è una frase che rappresenta bene chi è David Sassoli, e in queste tesi ci sta proprio quello che è stato anche il suo indirizzo, l'indirizzo che ha voluto dare a tutti i governi dell'Europa, l'indirizzo che ha voluto dare a chi si impegna negli istituzioni: essere sempre dalla parte dei più fragili, essere sempre dalla parte di chi ha meno voce, e noi oggi siamo qui per dare davvero voce a chi ha meno voce. Sassoli ha ripreso esattamente quello che era lo spirito fondativo con cui è nata l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa che si sapesse tenere per mano, che non lasciasse indietro nessuno. Non è stato sempre così.
Spesso negli ultimi anni, prima di David Sassoli, vedevamo un'Europa dell'austerità, un'Europa che divideva, un'Europa che non riusciva a tenere tutti per mano. Guardate, il suo impulso è stato fondamentale, segnerà un cambio incredibile in quella che deve essere l'Europa, un'Europa moderna che può dare il suo contributo in un mondo che sta cambiando tanto. Le 22 tesi sono state esaminate da una speciale commissione composta da professori delle università toscane. Io sono parte dell'Istituto Universitario Europeo, che è un'università che insiste sul territorio toscano, ma è un'organizzazione internazionale e che è, diciamo, il centro di ricerca per eccellenza sugli studi europei, che si trova in Italia, ma in cui arrivano giovani studenti da tutta Europa. Noi siamo stati pienamente soddisfatti, abbiamo apprezzato molto la qualità delle tesi che sono arrivate per questo bando, e abbiamo scelto di premiare in particolare nelle prime tre non solo la qualità, diciamo, accademica dei lavori, ma anche l'originalità dei temi che gli studenti hanno proposto e l'innovatività degli approcci, un po' quanto si richiede a una tesi di laurea. Riuscivano a combinare bene sia temi di attualità e che sono presenti al dibattito pubblico, ma che sono anche temi di frontiera nella discussione scientifica, quindi non solo nell'ambito del diritto, nell'ambito delle politiche europee, della scienza politica, e quindi sono stati proprio dei lavori interessanti da due punti di vista. Sassoli è stato un uomo delle istituzioni europee, lui è stato uno che veramente ha voluto condividere il suo impegno per l'Europa in tutto il continente, non solo ovviamente era un politico italiano, ma è stato ben voluto e apprezzato al di là anche degli schieramenti politici come uomo delle istituzioni europee. Sono stati veramente degli ottimi lavori, una buona partecipazione, una buona occasione anche di collaborazione fra le università toscane, quindi grazie alla Regione di aver promosso questa iniziativa che spero invoglierà i nostri giovani a scrivere e a lavorare più su questi temi dell'integrazione europea. Sassoli è stato, diciamo, assegnato il suo tempo, è stato un grande sostenitore dei valori europei e della integrazione dei valori europei nei Paesi membri, quindi per questo, diciamo, è stato un grande del suo tempo, che nel suo tempo ha saputo interpretare l'attualità dei valori europei. Sono stati tutti lavori molto interessanti, quindi poi alla fine abbiamo dovuto fare una selezione anche che fosse centrata più sull'oggetto del bando, ecco, più che sul valore dei lavori, perché erano tutti veramente molto ben fatti. La scelta dei temi è molto attuale, e anche la ricaduta sul territorio è molto utile, perché di fatto un premio che premia una persona che è stata garante dell'Europa e dei valori della democrazia. Servono iniziative così, e se ne dovrebbero fare molte di più, perché è una motivazione anche per i ragazzi, una spinta a vedersi riconosciuto un lavoro e un impegno sicuramente che va al di là del lavoro che hanno prodotto per l'elaborato, perché molto spesso abbiamo visto una maturazione non scontata. Ecco, io mi trovo a fare molte tesi di laurea e questi sono veramente dei lavori pregevoli. Sassoli ha avuto purtroppo un mandato breve, insomma i suoi anni dal 19 al 22, però è, come dicevo prima, sicuramente stato il custode dell'Europa e un garante per i valori della democrazia, che credo siano utili anche in una prospettiva proprio più ampia di valorizzazione, appunto, europea. Beh, è emerso il grande interesse per l'Unione Europea e un grande interesse per i temi che erano al centro del lavoro, dell'opera, dell'impegno politico di David Sassoli. È stato quindi un piacere valutarle, è stato un piacere vedere come per i ragazzi e le ragazze dell'università questi temi rimangano centrali a diversi percorsi di studio. Sassoli è stato un innovatore nel percorso delle politiche europee, perché ha dato centralità al cittadino e perché è riuscito a dare una centralità a un'istituzione del Parlamento Europeo che talvolta questa centralità la ha, ma soltanto negativamente. Vediamo ora gli scandali relativi alla corruzione, al Qatar Gate. Beh, la leadership politica di David Sassoli era una leadership politica di tutt'altro taglio, di tutt'altra natura. Beh, ci vorrebbero tanti David Sassoli, e in quel senso le istituzioni europee tutte ne gioverebbero. È stata inaugurata martedì 10 gennaio, nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso, la mostra Silenti armonie e sorprendenti invenzioni del pittore pisano Alberto Martini, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del critico Fabrizio Pizzianelli.
Opere pittoriche, quelle di Alberto Martini, che nella rappresentazione figurativa degli oggetti, dei paesaggi e degli animali lascia spazio all'espressione delicata di emozioni e mette in moto percorsi interiori di memorie. La mostra sarà visibile fino al 21 gennaio, dal lunedì al venerdì. Io sono davvero emozionato, ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione. Sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini. So l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo. Vedere qui oggi questa mostra, vederlo qui insieme alla sua famiglia è anche un po' il premio e il riconoscimento di anni di impegno. Le opere arrivano dirette al cuore, sono sorprendenti invenzioni partendo da oggetti, paesaggi, riescono ad arrivarti dritte al cuore e sembra qualcosa che noi non vediamo ogni giorno, una sorprendente emozione. Io sono davvero contento che tanti cittadini, non solo toscani ma di tutto il mondo, possano apprezzare quanta bellezza c'è nella nostra terra e queste opere sono esattamente queste. Sono uno spazio questo in cui ognuno di noi può riflettere, può guardarsi dentro, può entrare a porsi tante domande e a cercare quelle risposte che spesso nella nostra vita non riusciamo ad avere. Al di là della loro funzione c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. Diciamo, sorprendente invenzione probabilmente è la tecnica anche. L'oggetto è più sulla silente armonia, ecco. Io sono pisano, ascianese, quindi non posso che essere legato anche alla bellezza del mio territorio, all'armonia che questo paesaggio antropico, diciamo, trasmette, ecco, quando lo guardiamo, quando lo contempliamo. Io sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela. Io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta. Ecco. Direi che dentro agli oggetti e dietro agli oggetti che Martini mette in mostra c'è la vita quotidiana, la nostra vita in realtà. È la vita di tutti i giorni, degli oggetti che noi incontriamo nel nostro vivere quotidiano. Certamente in questi oggetti noi troviamo quasi una ricerca sull'essenza degli oggetti stessi. Perché c'è una capacità degli artisti di riuscire a vedere, a scavare all'interno degli oggetti, quando forse per molti altri invece si tratta di oggetti da buttare via, da levare di torno, da abbandonare. Ecco, invece riletti con gli occhi degli artisti, questi oggetti prendono vita e diventano opere d'arte assolutamente straordinarie. Silenti armonia perché qui c'è il mondo del silenzio, c'è il mondo della concentrazione, c'è il mondo della riflessione. Qui non c'è un'arte che urla, qui c'è un'arte che invece invita al raccoglimento e a riflettere su noi stessi, sulla nostra vita, sugli oggetti del nostro vivere. Questa è poi una linea d'arte che ha radici antiche, ma che devo dire torna di grande attualità nella nostra vita di oggi.